Devo dire che Piero mi ha un po' anticipato, perché anch'io vorrei iniziare le conclusioni, cioè dei ringraziamenti. Io credo che noi dobbiamo fare un grandissimo ringraziamento a parte di Cesare. Lei che è stato come vogliono gli altri, ma il miglior segretario nazionale che abbiamo avuto e che avremmo potuto avere ancora, per quanto riguarda parte di Cesare, il segretario a vita di questa organizzazione. Perché ci ha messo la sua faccia, la sua credibilità, ci ha aperto versanti a noi sconosciuti e in questi 6 anni il suo apporto si è visto tutto. Una persona che ha competenza e sa fare conflitto. E io credo che questa cosa ha permeato la nostra organizzazione e gli ha dato un volto nuovo, una modalità nuova di approccio anche rispetto alla realtà. E su questo credo che parte vada ringraziato veramente tanto. E quindi credo che a parte anche lui capisce che dovrà avere anche un ruolo ancora dentro la nostra organizzazione, non semplicemente uscire da essere segretario nazionale, si possono fare tante cose. Quindi io in qualche modo sono stato fuori dalla segretaria nazionale questi ultimi 3 anni, insomma ho dato in qualche modo qualche indicazione a cui si può. Faccio bene a far stare fuori dalla segretaria nazionale, è un'indicazione che vi do, insomma. Io credo che noi abbiamo dato un'immagine, noi abbiamo un'immagine, non so come, un'immagine di sostanza, più considerata all'esterno del nostro interno, cioè noi siamo più considerati fuori che non dentro di noi. Noi stessi abbiamo un problema, noi, ogni singolo nostro militante, il quadro più o meno intermedio che sta qui dentro, non ha la percezione di quello che ha costruito e sedimentato qui in questi anni. L'abbiamo fatto non partendo dall'essere codisti rispetto al movimento o ai sindacati confederali, l'abbiamo fatto partendo da nostre iniziative. Le cose che abbiamo fatto in questi ultimi 3 anni, parlo di 3 anni perché sono cose più semplici, noi abbiamo, come dire, caratterizzato questi 3 anni in alcune cose molto importanti. Prima Pieri ha accennato la questione sulla lotta dei cannoni neri. Beh, è una campagna che abbiamo fatto esclusivamente noi, in cui migliaia di persone, almeno per 3 anni, hanno avuto un cannone che era quello dei case popolari, tanto per dire. Abbiamo lanciato la giornata Sfratti Zero, ogni anno si fa tra le 40, 50, 60 città d'Italia, lo stesso giorno un'iniziativa che è nostra e che ci è riconosciuta. In quel caso noi abbiamo aggregato e abbiamo dato in dote agli altri un momento di coagulo, di organizzazione e anche di confronto, perché ognuno ci partecipa come meglio crede, come nella sua autonomia. Abbiamo fatto la campagna contro la vendita della pasta di case popolari. Cioè, nel senso che noi abbiamo dato, noi la sfida che noi abbiamo è essere noi promotori di conflitto e di iniziative. Lo slogan di questo congresso è quello zapatista. Siamo sempre noi, ma non faremo la storia allo stesso modo. Non possiamo fare la storia allo stesso modo. Non possiamo uscire da questo congresso allo stesso modo in cui siamo usciti 3 anni fa o 6 anni fa. 6 anni fa siamo usciti meglio. Allora, se noi siamo qui, e oggi io segnalo un piccolo aspetto tecnico formale, sono più le facce che non conosco o le facce che conosco, vuol dire, per me è un segnale positivo, che il congresso e l'attuale struttura dirigente di Inquilini deve recepire, deve comprendere che forse siamo quelli una volta, ma quelli una volta devono capire di mettere non soltanto la loro faccia, ma la loro intelligenza a disposizione di questa organizzazione, perché abbiamo la possibilità di rifare la storia in un modo diverso. La storia l'abbiamo già fatta con questo congresso. Quando ci sono intellettuali, credo abbastanza di peso, che hanno firmato i nostri banner, quando ci sono associazioni nazionali forti, riconosciute, che in qualche modo interloquiscono con noi, lo dico chiaramente, lo dico pubblicamente. Quando ci sono messaggi diretti al nostro congresso di scrittori, attori e via discorrendo, vuol dire che la percezione esterna di noi è molto più forte e ci dà una responsabilità molto più ampia. A me fa piacere che oggi Gianni Belli nel suo intervento ha detto che abbiamo bisogno di organizzazione. Io 3 anni fa l'ho detto, fui tacciato per essere un educatore, non volevo quello. Io voglio che questa organizzazione
abbia la capacità di avere dirigenti che indicano lotte nuove, che coordinano le sedi, che riescono ad essere un punto di riferimento delle sedi e che rispondono alle telefonate delle sedi e che in qualche modo diamo sostegno a queste sedi. Perché guardate, la cosa che più viene chiesta molto spesso è banalmente, cioè, ho questo caso, come posso affrontarlo? Banalmente noi dobbiamo dare più strutturazione alle nostre sedi, certo anche più soldi, certo ci mancherebbe, servono soldi, ma su questo abbiamo fatto anche lì delle sperimentazioni in questi 3 anni. A maggio, se ricordo bene, non sei uno, cosa ne dico, avremo un primo risultato di quella che è stata la prima sperimentazione nostra rispetto a 5 per 1000. Se noi utilizziamo, siamo qui una volta, ma non faremo la storia allo stesso modo, se noi utilizziamo le nuove metodologie anche in maniera in progress, allora potremmo addirittura, non è un problema di avere le quote al 10%, al 5%, al 3%, all'1%, non è questo. Potremmo anche non chiedere nessuna cosa a nessuna sede. Cioè dobbiamo essere capaci di pensare che stiamo nel terzo millennio, noi abbiamo una cultura, una storia, un approccio rispetto a quello, all'essere sindacato che è nostro e che nessuno ci può togliere. Ma al contempo le sedi hanno bisogno di una struttura dirigenziale nazionale e locale. Non possiamo affrontare le questioni organizzative con quella che era la ex finanza creativa, finanziamento che aveva Tremonti. Non possiamo pensare di fare scorciatoie organizzative e poi pensare di fare una prova in generale e poi andiamo avanti. No, oggi noi abbiamo una responsabilità politica che è rispetto al nostro consiglio di amministrazione, cioè ai nostri iscritti, ai soggetti sociali che vogliamo difendere, vogliamo raccogliere, vogliamo organizzare, e dobbiamo a questi fornire la capacità e la strutturazione adeguata. Qualcuno può pensare che questo significhi che le sedi diventa un'altra cosa, ma io vorrei soltanto dire come farei a pensare che Gianni Bella pensa in modo diverso da oggi in poi. È lui, come posso pensare che Vincenzo Simoni possa cambiare la sua impostazione culturale e il suo approccio? Mai, cioè io non penso neanche di Orazio Rosalia, che è da luglio che in qualche modo ha riaperto una situazione difficile e che sta lavorando moltissimo. Cioè noi siamo soggetti politici, siamo in qualche modo capaci di pensare al futuro e a quello che sono le nostre possibilità e voglie. Ma allora, se abbiamo questo compito, se questo compito all'esterno è percepito in quanto tale, noi dobbiamo assumerci la responsabilità e dobbiamo anche capire che dobbiamo lavorare per il prosieguo di questa organizzazione. Siamo quelli una volta, resteremo quelli una volta, resteremo quelli che ragionano in un certo modo, che difendono il carattere non burocratico del sindacato, che difendono il fatto che non vogliamo funzionari nazionali e pagati che faccio questo lavoro, perché il sindacato non è un lavoro, ma dobbiamo capire che i compagni delle sedi locali hanno bisogno di strutturazione di punti di riferimento e abbiamo bisogno di capire che a livello locale le federazioni singole hanno bisogno di responsabili, dirigenti e fanno i dirigenti. Allora, il punto principale di questa organizzazione, io tralascio le parti politiche perché ho letto anche alcuni documenti, hanno fatto alcune sedi, ho avuto la fortuna di leggere, e va bene, tu, cioè, non ho motivo, non c'è una discussione politica tra noi su cosa dobbiamo fare, su come dobbiamo farlo, dobbiamo insomma raffinare le cose, ma insomma c'è un filo rosso che ci unifica e che in qualche modo lo do per scontato, anzi per me è scontato perché non c'è da discutere neanche una linea politica, non abbiamo il problema della linea politica, noi abbiamo un problema di come possiamo essere noi adeguati a quella linea politica e oggi siamo quelli una volta, ma non possiamo fare la storia allo stesso modo. Dobbiamo pensare che siamo nel terzo millennio e che forse anche alcune pratiche, faccio un piccolo escursus, ieri Simona Panzino di Action di Roma ha detto che i picchetti antisfratto sono il problema e la soluzione per il comune. Cioè molto spesso i picchetti antisfratto sono stati veri ammortizzatori sociali. Cioè abbiamo evitato che gente andava in mezzo alla strada e che quindi sollevavamo il problema al comune e il comune a quel punto è intervenuto, chi se ne frega, sui picchetti antisfratto, quindi qual è il problema? L'ha detto, noi a Roma su questo abbiamo avviato da tempo una riflessione sui picchetti, tant'è che abbiamo in qualche modo anche parzialmente smesso di farli, perché se la situazione è quella di far perdere la faccia e se rispetto a un governo e ai governi regionali e comunali che dicono di fare, secondo me fanno finta, perché c'è tra il dire e il fare c'è il governo Renzi, il governo della Regione Toscana, il governo di Roma, uguale.
che fanno finta di fare, che paventano azioni che non ci sono, ebbene, noi dobbiamo, spesso siamo noi dobbiamo indicare la linea o dire cosa, come si fanno le cose alle amministrazioni comunali. Quando interverrà credo il compagno di Messina, spiegherà come il comune ci fa scrivere a noi le lettere al prefetto di, per capire come si applica la cosa in colpevole, o quel prefetto chiama a noi per dire che, insomma, dagli l'elenco delle famiglie, cioè qualcosa non funziona. Allora, ripeto, questo congresso secondo me deve dare una svolta, ma non una svolta elitaria, cioè che devi... 30 secondi. Giusto. Non volevo più tempo. Questo lo recupero però, Insomma, questo congresso secondo me deve dare una direzione molto chiara e deve in qualche modo assumere le energie. Non vale più la storia che bell'intervento di quel compagno giovane, poi lo rimandiamo a casa a fare il suo lavoro locale. Io credo che abbiamo dei compagni giovani in questa organizzazione che sono cresciuti nelle lotte, che hanno un linguaggio moderno, che hanno, fanno conflitto e sono capaci anche di agire sulle nuove metodiche comunicative, e questo noi dobbiamo portarlo, a valorizzazione. Se facciamo questo, se riusciamo a connettere queste cose con un lavoro che sarà duro e sarà difficile, non faccio effetti speciali, ma sarà comunque importante, noi probabilmente creeremo le basi con un inquilini che è già oggi forse l'unica organizzazione sindacale che può avere questo ruolo. Non siamo ancora adeguati a questo, ma dobbiamo organizzarci perché le richieste sono tantissime. Ripeto ancora Gianni, mi ha colpito molto il suo intervento. È triplicato il lavoro su diminuire i soldi, è vero, però è triplicato il lavoro. E allora vuol dire che la crisi, che non è una crisi passeggera, ma è la forma di vita dei prossimi 50 anni questa, finiamo di credere alle barzellole, non è vero che stiamo fuori dalla crisi, che c'è un tunnel che sta finendo, le modalità, la costruzione sociale, economica, di welfare, di scorrendo, è questa nei prossimi 50 anni, quindi dobbiamo attrezzarci a questa modalità di approccio. Ecco, finisco ancora di una volta, ma dovremmo fare più la storia con lo stesso modo.